Ora ci occuperemo dei colpi effettuati dai bunker. Molti giocatori temono questa parte del gioco e la considerano particolarmente impegnativa. Ma seguendo poche semplici regole possiamo migliorare sia la vostra tecnica che la sicurezza. Credo che la prima cosa importante sia capire la relazione che intercorre tra la palla, la sabbia ed il bastone quando cercate di eseguire il colpo. La faccia del bastone non tocca mai la palla da golf prima di entrare nella sabbia. Ad una distanza di circa due pollici dietro la palla, attraversa la sabbia e fa uscire la palla dal bunker in una nuvola di sabbia. Per raggiungere questo risultato è importante imparare ad utilizzare correttamente il wedge. Se prendete in mano il vostro sand, noterete che l'estremità superiore del bastone è orientata verso l'alto, l'estremità posteriore del wedge è ad un livello più basso. E quando il bastone raggiunge la sabbia, l'estremità posteriore è la prima ad entrare in contatto con il terreno evitando così che l'estremità superiore scavi troppo in profondità nel bunker. Questo è chiamato il rimbalzo o bounce del bastone. In effetti lo scopo è proprio questo, supportare il bastone mentre slitta il rimbalzo attraverso il bunker. Un corretto allineamento risulta determinante per valutare la vostra abilità nell'usare in modo appropriato il wedge nella sabbia. Partiamo dalla faccia del bastone. Puntiamo la faccia del bastone direttamente in basso verso la linea che congiunge idealmente la palla al bersaglio. E per gli scopi di questa dimostrazione posizioniamo il bastone nella sabbia. Una cosa che normalmente non sareste in grado di fare. Con il bastone puntato verso la linea che unisce idealmente la palla al bersaglio, il passo successivo consiste nel far sporgere lievemente il bastone all'indietro. Dopo aver fatto sporgere lo shaft del bastone all'indietro posizioniamo il nostro corpo attorno all'angolo formato dallo shaft del bastone. La linea del mio corpo è orientata a sinistra del target. Una volta stabilito il corretto allenamento della palla esaminiamo ora la linea dello swing. Se disegniamo nella sabbia una linea che vada direttamente a congiungersi con il bersaglio, abbiamo deciso che la nostra linea del corpo debba puntare verso sinistra. Ora il backswing si muoverà lungo la linea del corpo e non seguirà la linea che si dirige verso il bersaglio. Con il backswing flettiamo i polsi verso l'alto. E in questo modo il backswing sarà piuttosto verticale. Il manico del bastone dovrà essere puntato verso il basso, in direzione del bunker. Questa è una posizione ideale dalla quale poter indirizzare il manico verso il basso per avviare il downswing. Questo orienta il bastone verso la sabbia. Indirizziamo il manico verso la sabbia cercando di entrare in contatto con la sabbia, dietro la palla. Ad una distanza di 1-2 pollici il bastone continua ad essere puntato verso il basso e ora potete vedere come si stia formando un cumulo di sabbia che spingerà la palla fuori dal bunker. Una volta definiti il backswing e il downswing corretti è importante ricordare infine che lo swing va mantenuto fino al termine dell'azione. Occorre inoltre notare che quelli effettuati sul bunker sono colpi di potenza e che il nostro obiettivo è creare un'esplosione, un'esplosione di sabbia. E a questo proposito voglio che immaginiate che la velocità e la potenza che state cercando di imprimere al colpo sono quelle di un ferro 9. Dopodiché la sabbia continuerà ad uscire dal bunker. La palla oltrepasserà il bordo e, se tutto va bene, atterrerà sul green. Questo è il modo ideale per giocare un colpo dal bunker del green. Mettiamo la faccia del bastone direttamente verso il basso, in direzione della linea che unisce la palla al bersaglio. Il prossimo passo sarà quello di far sporgere leggermente il bastone all'indietro. Posizioniamo ora il nostro corpo attorno all'angolo dello shaft del bastone e con il backswing flettiamo i polsi verso l'alto. Il backswing sarà abbastanza verticale, il manico del bastone è puntato verso il basso, in direzione del bunker. Indirizziamo il manico in direzione della sabbia cercando di entrare in contatto con il terreno, in posizione arretrata rispetto alla palla, ad una distanza di un paio di inci dietro la palla. Ricordate infine di proseguire lo swing fino al completamento dell'azione. Ora occupiamoci dei colpi dal bunker sul fairway. Quando abbiamo a che fare con questo tipo di colpo, dobbiamo innanzitutto prendere una decisione. Una volta stabilita la distanza dalla buca, occorre valutare la dimensione e l'altezza del bordo davanti al bunker. Dobbiamo essere sicuri di scegliere un bastone che abbia un loft sufficiente per oltrepassare ampiamente il bordo. Fatto questo, apporteremo un paio di piccoli cambi all'impostazione, con riguardo alla posizione della palla e al grip, allo scopo di colpire con precisione la palla prima della sabbia. Posizioniamo la palla al centro del nostro stance. Il bastone si abbasserà, colpirà la sabbia dopo la palla, evidenziando un colpo deciso e la corretta distanza per l'esecuzione del colpo stesso. Assumiamo il nostro stance e posizioniamo la palla tra i piedi, con entrambi i piedi nella sabbia. Posizionate la palla al centro e modificheremo anche qualcosa sulla pressione del grip, stringendo il bastone con una presa molto più forte rispetto a quella adottata per un normale colpo eseguito sul fairway. C'è una buona ragione per fare questo. Stringendo di più il bastone, la tensione negli avambracci e nei polsi accorcia i muscoli in queste parti del corpo, sollevando il bastone verso l'alto, allontanandolo dalla sabbia e favorendo così un colpo deciso sulla palla. Assumiamo ora stanza e postura come di consueto, con la palla posizionata al centro dei piedi. Stringiamo il bastone con una presa leggermente più forte. Concentriamo lo sguardo sul centro della palla ed eseguiamo lo swing a circa 75-80% della sua potenza. Questo semplicemente perché la sabbia è una superficie instabile e non vogliamo correre il rischio di muovere i piedi e perdere stabilità durante il movimento. Questi sono gli elementi chiave per eseguire con precisione un colpo da un bunker del fairway. Assumiamo stanza e postura come di consueto, e con la palla posizionata al centro fra i nostri piedi stringiamo il bastone con una presa lievemente più forte. Concentriamo lo sguardo sulla parte centrale della palla ed eseguiamo lo swing a circa il 75-80% della sua potenza. Perché, essendo la sabbia una superficie instabile, non vogliamo correre il rischio di muovere i piedi e perdere stabilità. Con la palla al centro dello stance, il bastone si indirizza verso il basso, colpendo la sabbia dopo la palla evidenziando un colpo secco e la corretta distanza per effettuare il colpo stesso. Questi sono gli elementi chiave per effettuare un colpo preciso da un bunker del fairway. Ora daremo uno sguardo ai legni per il fairway. Come potete vedere, il legno è quasi una versione in miniatura del driver. Molti giocatori stanno sostituendo i ferri lunghi con tipologie di ferri contraddistinte da un loft maggiore. Sono un po' più facili da usare, un po' più indulgenti. Lo swing che state per eseguire è quasi identico a quello che è effettuato con un colpo dal tee. Tuttavia ci sono uno o due piccoli cambiamenti richiesti per effettuare il colpo con precisione. La principale differenza tra un colpo effettuato con un legno da fairway ed un altro eseguito sul tee è che nel primo caso la palla è appoggiata sul terreno. Non è rialzata rispetto al suolo. Di conseguenza cerchiamo di colpire la palla con precisione alla base dell'arco dello swing del bastone. Con un colpo effettuato sul tee colpiremo la palla leggermente in upswing, appena dietro la base dell'arco dello swing. Per essere certi di creare questa posizione di impatto con il legno da fairway, dobbiamo far arretrare la palla di una misura pari alla larghezza di una mezza palla, quindi leggermente all'interno del tallone sinistro. Mentre assumiamo lo stance, muoviamo il tallone sinistro per un'ampiezza pari a circa una mezza palla ed il piede destro verso l'esterno per assumere lo stance. Questo semplice esercizio assicura la corretta posizione della palla quando si utilizza un legno da fairway. Il corretto movimento del corpo è essenziale per colpire la palla con precisione quando si utilizza un legno da fairway. Una volta assunto lo stance in una posizione di address, ruotiamo nuovamente il corpo a 90 gradi rispetto alla spina dorsale. Tuttavia, trattandosi di un colpo sul fairway e non sul tee, dobbiamo accertarci che il movimento del corpo sia ancora più preciso rispetto all'esecuzione dal tee. Qualsiasi variazione nell'angolazione delle spalle solleverebbe il mio corpo verso l'alto, allontanandolo dalla palla e rendendo difficile il raggiungimento nel downswing. Così cerchiamo semplicemente di ruotare le spalle a 90 ⁇ rispetto alla spina dorsale, allo stesso tempo spostando e trasferendo il vostro peso dietro la palla, verso il lato destro. Questa posizione del corpo vi faciliterà il compito di sviluppare il corretto downswing per raggiungere la palla, migliorando la riuscita del colpo. Una volta eseguite queste poche piccole modifiche siamo ora pronti per proseguire e colpire la palla. In posizione di address occupiamoci innanzitutto dell'allineamento. In questo caso useremo come punto di riferimento quell'irrigatore. Una volta completato lo stance, cercherò di eseguire dalla corretta postura un lento movimento che sviluppi gradualmente un ritmo ed uno swing adatti a colpire la palla sul fairway, con un movimento leggermente orientato verso l'alto. Queste impercettibili modifiche miglioreranno notevolmente l'accuratezza e la consistenza del vostro colpo con i legni da fairway. Dalla corretta posizione di stacco iniziale, effettiamo i polsi e completiamo il movimento delle spalle fino a raggiungere l'apice del backswing. Muoviamo ora le braccia in avanti e verso il basso. Indirizziamo il bastone verso la palla con un movimento leggermente orientato verso l'alto, con la testa ed il petto in posizione arretrata rispetto alla palla ed effettuiamo il colpo. Dopo l'impatto, lo spostamento del peso deve proseguire mentre il corpo continuerà a ruotare fino a raggiungere una posizione finale bilanciata. Secondo uno dei miti diffusi nel mondo del golf è necessario mantenere la concentrazione durante tutta la durata del gioco. In realtà questo non è corretto. Quello che dobbiamo essere in grado di fare è riuscire ad attivare a fasi alterne la nostra concentrazione, allo scopo di ottenere la miglior performance possibile. Questo perché il cervello umano è in grado di concentrarsi su una determinata attività solo per circa 20 minuti. Quello che dobbiamo fare è preparare qualcosa di simile a quello che abbiamo qui di fronte a noi, un bastone da golf a circa 6 yard dalla palla ed un altro bastone laggiù. Questi sono i miei interruttori di accensione e spegnimento della concentrazione. E prima di arrivare al primo bastone sono in una fase che chiameremo calante. La mia concentrazione sta diminuendo. Quando supero quella linea, allora entro nella fase attiva della concentrazione, durante la quale inizio a pensare nuovamente al gioco. Ad alcuni giocatori piace rappresentare la prima linea, che indica la fase attiva, con il colore verde, che significa vai. La linea che esemplifica lo stadio calante della concentrazione viene invece individuata con il rosso, colore che significa stop. Ecco come funziona. Quando raggiungiamo la prima linea e la oltrepasso, se dispongo di uno stratagemma per infondere fiducia, fiducia in me stesso, lo attivirò in questo momento. Una volta innescato il meccanismo, riceverò un'iniezione di fiducia e sicurezza in me stesso. Quando raggiungo invece la palla da golf, devo valutare il lie, le condizioni del tempo e la distanza. Da qui ci sono circa 130 yard. Selezionerò di conseguenza il bastone più adeguato. Alcune persone indossano un guanto come stratagemma per concentrarsi. Prendo il bastone. Sono nella fase attiva della mia concentrazione, quindi effettuerò mentalmente la routine prima del colpo, concentrandomi sul colpo da giocare e selezionando il mio bersaglio. Mentre mi avvicino guardo unicamente il mio bersaglio, niente altro. Se avrò effettuato un buon colpo mi godrò il momento. Se invece il colpo non sarà stato eseguito correttamente, con conseguente sentimento di frustrazione, dovrò raggiungere quella linea per eliminare la sensazione negativa ed affrontare la situazione. Mentre mi allontano sono ancora nella fase di concentrazione, ma non appena oltrepasso questa linea entro nello stadio calante. Dimentico completamente il corpo e gestisco il linguaggio del mio corpo in modo molto positivo, preparandomi al tiro successivo. Secondo il mito forse più diffuso nel golf, la testa non dovrebbe cambiare posizione durante lo swing. In realtà questo non è vero, ed ecco il perché. Il golf è un gioco di potenza e per riuscire ad imprimere forza e distanza alla pala dobbiamo muovere correttamente il corpo. Provate a fare questo esercizio la prossima volta che vi trovate sul campo di pratica. Separate i piedi al di sotto dei fianchi con una corretta ampiezza di distanza. Sappiamo che durante il backswing il peso si sposta sul piede destro. Provate quindi questo semplice esercizio. Mantenendo la testa assolutamente immobile e non effettuando alcun movimento verso l'alto, verso il basso o laterale, provate a sollevare il piede sinistro dal suolo. Vedrete che è impossibile. L'unico modo di sollevare il piede sinistro è quello di spostare la massa del vostro corpo sopra la gamba destra, portando la parte centrale del dorso e la testa con essa. Questo è il modo corretto di effettuare il backswing. Quindi quando ci adressiamo sulla palla dobbiamo semplicemente ruotare e spostare il corpo verso destra, dietro la palla da golf. Questo movimento laterale svolge una funzione molto importante. Sposta la posizione del corpo dietro la palla, consentendoci di muovere in avanti verso il bersaglio, indirizzando il bastone in avanti verso la linea di tiro. Arriviamo da dietro sull'area d'impatto con velocità sul bastone e forza impressa alla palla. Questo crea potenza e distanza. Per uno swing completo abbiamo quindi una svolta ed uno spostamento verso destra, insieme ad una spinta in avanti ed attraverso la palla. Durante il movimento potrete vedere come la mia testa si muova. Muovendo la testa nel modo corretto, aumenterete la potenza e migliorerete la precisione nell'esecuzione del colpo. Il modo migliore di esercitarvi con i colpi dal bunker aumentando la vostra sicurezza, migliorando la tecnica e imparando a creare un divot adeguato attraverso la sabbia è quello di fare pratica senza la palla. Questo drill è stato ideato per farvi vedere che tipo di divot state creando e la sua posizione sulla sabbia. Quindi cominciamo tracciando due linee nella sabbia. Questa è la linea dove la palla è solitamente posizionata. Lo scopo del drill è quello di cancellare la linea con il divot. Quindi con il tallone sulla linea per la corretta posizione di palla partiamo all'inizio del primo segno. Ci dirigiamo in basso verso la linea creando tre divot. Ci spostiamo poi lungo l'altra linea, facendo altri tre divot. Ridisegnando le linee possiamo ora controllare la posizione, la misura e la profondità del nostro divot. Il centro della linea dovrebbe attraversare il centro del divot. Mentre affinate la tecnica, vedrete che i vostri divot diverranno più accurati. La palla verrà lanciata fuori dal bunker, dirigendosi verso il green, in una nuvola di sabbia, e se tutto va bene atterrerà vicino alla buca. Uno degli errori più comuni con i legni da fairway consiste nell'eseguire un downswing over the top, fuori dalla linea, cioè in modo troppo verticale sulla palla. Solitamente questo causa una traiettoria debole della palla in volo, destinata a spegnersi verso destra per i giocatori destrorsi. Il downswing over the top arriva in modo troppo verticale sulla palla. Questo driller vi aiuterà a migliorare il vostro downswing. Tutto quello che dobbiamo fare è sistemare una palla sul terreno. Vicino alla palla posizionare una scatola da palle da golf in una posizione parallela alla linea di tiro. La distanza della scatola dalla palla è appena sufficiente per poter riuscire ad evitare di colpire con il bastone la scatola stessa. Assumendo la posizione di address, lo scopo del drill è quello di colpire la palla senza toccare la scatola. Questo favorirà una traiettoria più interna del bastone, specifica per i bastoni da fairway. Facendo un po' di pratica con questo drill migliorerete sia la precisione che la potenza nell'utilizzo dei vostri legni da fairway.